Benvenuti a tutti. Stasera parliamo di Electrum. Electrum è un wallet Bitcoin. Partiamo con un po' di scaletta così vediamo di cosa parliamo stasera. Allora, vi dirò in breve chi sono, perché Electrum e poi le cose che ci sono scritte che non sto a leggere adesso perché tanto potete leggerle tranquillamente voi. Allora, io sono Igor Zalin. Sono un perito elettronico e sono anche un libero professionista. E da sempre sono stato appassionato di tecnologia, e questo è il motivo per cui faccio anche parte del LUG da qualche anno, circa 20, insomma, più o meno. Ecco, nel 2015 mi sono imbattuto in un mezzo discorso, una frase, in cui si diceva la parola Bitcoin. E la cosa mi ha un po' incuriosito, quindi ho cominciato a studiarlo, perché mi interessava, diciamo, anche dal punto di vista tecnico, questa cosa informatica nuova di cui non avevo mai sentito parlare. Ho cominciato a capire un po' cos'era. Nel 2016 ho iniziato a studiarlo forsennatamente, ho scritto qua. Perché? Perché è una cosa che quando cominci a vedere che cos'è, come funziona, le caratteristiche che ha. Ma questo non lo dico soltanto io, lo dice anche gente molto più brava di me e gente che ha contribuito addirittura anche al mondo Linux in modo pratico, scrivendo codice, dicendo: ma io l'ho visto, ho cercato di romperlo perché ho detto: beh, questa cosa qua sicuramente si riesce a rompere. Ci ho provato, non ci sono riuscito. E anche loro, appunto, sono stati un po' catturati dal fascino di questa cosa qua, di questa cosa strana, diciamo, che all'inizio non si capiva bene cos'era. Dal 2018 ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato e mi sono aperto la mia attività di consulenza su Bitcoin e anche le altre criptovalute. Vabbè. Diciamo che ultimamente sto facendo un passo indietro, mi sto orientando molto più su Bitcoin, visto che comunque, diciamo, il mondo delle criptovalute è un po' complesso e diventa sempre più articolato, sempre più ricco di cose. Anche qua purtroppo bisogna un po' specializzarsi. E diciamo, il discorso di Bitcoin e della sua importanza mi ha portato un po' a focalizzarmi su di esso. Allora, perché Bitcoin e perché Electrum? Questa qua è una bella domanda della serie, ma perché con tutte quelle che ci sono, tutte le criptovalute che ci sono, ti stai concentrando proprio su Bitcoin? Perché alla luce dei fatti, e questo vuol dire a distanza di anni, da quando ho cominciato a studiare, quando ho cominciato anche a seguire questo mondo qua, perché comunque è un mondo molto effervescente, è un mondo dove sono entrate molte persone, è un mondo in cui ci sono anche, c'è anche l'aspetto economico che non è da trascurare, quindi c'è anche gente che è diventata molto ricca, c'è anche gente che ha perso tutto, è comunque un mondo che diciamo, attira anche chi non lo fa per la parte tecnica, ma semplicemente per la parte economica, speculativa o quant'altro. Allora, Bitcoin ha dimostrato in questi anni, Bitcoin è nato nel 2009 praticamente, inizio del 2009, siamo nel 2023, sono passati un bel po' di anni e nonostante tutto, anni che 14 anni di livello informatico sono veramente tanti, se qualcosa ha un baco, una falla, viene sicuramente fuori. E appunto ha dimostrato di resistere nonostante i vari attacchi, perché ricordiamoci che chi dovesse riuscire ad attaccare Bitcoin con successo si porta a casa tutto. Qualcuno ha detto che le criptovalute hanno una specie di premio, diciamo, di bug bounty inserito inside di default. Perché? Perché se qualcuno riesce a trovare un baco in una criptovaluta, ed è già successo, può sfruttarlo per portarsi a casa un bel po' di soldi, poi se li girerà come vuole, li utilizzerà come vuole, può anche sprecarli, buttarli, ma insomma è sempre un qualcosa che fa molta gola. Quindi diciamo, sicuramente Bitcoin, che è stata la prima, è stata la più attaccata fino adesso. E il fatto che resista dopo 14 anni dimostra che comunque è una cosa fatta molto molto bene. Qua ho scritto appunto che Bitcoin non è una criptovaluta, ma è la criptovaluta. Anzi, Bitcoin è Bitcoin, perché criptovaluta
Criptovalute in realtà sono tutte quante dei cloni che sono nati dalla prima, che è stato Bitcoin, che ha, diciamo, fatto vedere, ha dimostrato che è possibile fare questa cosa qua. Cioè, io posso avere dei beni digitali che non sono copiabili di fatto, mentre con un'immagine e magari qualcuno anche del Louvre lo sa bene, perché ogni tanto qualcuno si diletta nella parte grafica, come me per esempio, sa che se dai un file a qualcuno, lui se lo copia, il file che ha è esattamente lo stesso file che hai tu. Quindi qual è quello autentico? Boh, non si può neanche dire, perché comunque. Quindi se lo facessimo con una cosa che ha un valore economico, chiamiamoli soldi, diventa. Oltre che un bel problema, non si riesce neanche a capire quali sono veri e quali sono finti. Bitcoin, grazie a tutta quanta la sua infrastruttura, è riuscito a fare in modo che sia possibile cedere un qualcosa di digitale e perderlo a fronte di un'altra persona, un altro portachiavi, un altro portafoglio, che lo può invece avere e ricevere. Quindi è come avere un qualcosa di fisico, una moneta, una banconota. Io la cedo, non ce l'ho più, ce l'ha qualcun altro e la può utilizzare a suo vantaggio. Nella scelta di un wallet, anche se la parola non è proprio, forse anche opportuna, diciamo, perché wallet fa un po' di confusione. Wallet sarebbe il portafogli, portamonete. In realtà, avendo a che fare con qualcosa di digitale, la funzione del wallet è quella di portachiavi. Cioè, il mio wallet fa in modo che io possa sbloccare, diciamo, un ammontare di Bitcoin o di Satoshi, che è l'unità minima, diciamo, in cui può essere diviso Bitcoin. Io la posso sbloccare avendo questa chiave e la posso muovere una certa quantità appunto di Satoshi o di Bitcoin. E questo mi permette di fare quello che noi conosciamo come un pagamento, una transazione. Non so, Claudio mi vende la sua bicicletta e gli dico: posso pagarti in Bitcoin? Ma sì, dai. E io lo pago in Bitcoin facendo una transazione, quindi utilizzando la mia chiave privata per sbloccare verso di lui un certo ammontare su cui ci siamo accordati. Benissimo. Per fare questa cosa qua serve appunto un wallet, un programma, diciamo. Alla fine stiamo parlando di software, quindi sono tutti quanti programmi. Ce ne sono molti, di diversi, con diverse funzionalità. In passato ce n'erano molto pochi, addirittura il nodo Bitcoin stesso, non il minatore, non quello diciamo che fa i conti, ma quei computer che possono verificare che i minatori si stiano comportando in modo onesto, quindi un nodo validatore che può essere fatto tranquillamente anche con un computer come questo. Io a casa ne ho uno con un computer anche più vecchio di quello che ho qua sopra il tavolo, la macchina che ha 12-13 anni, è lì. Deve fare soltanto quello, non ha bisogno di tanta potenza di calcolo. 2 giga di memoria sono sufficienti. 1 tera di disco è ancora sufficiente, anche se la blockchain sta diventando sempre più grande. Sì, esatto, sta crescendo anche con quello che è successo negli ultimi 2 mesi, che hanno cominciato a mettere dentro quella specie di NFT che si chiamano Ordinals, che diciamo non hanno aiutato perché vanno a riempire i blocchi, quindi i blocchi sono sempre pieni e di conseguenza la blockchain cresce in modo un po' più veloce. Però vabbè, diciamo che con 150 € ti si compra un SSD da 2 tera o anche un disco rotativo volendo, o un ibrido, lo si mette su una macchina. Che non ha neanche grosse prestazioni, che non deve avere grosse pretese, si installa Bitcoin Core e lo si lancia, lo si lascia lavorare e questo permette appunto al sistema di comportarsi da nodo validante. All'inizio, quando sono state fatte le prime versioni di Bitcoin, proprio nel 2009-2010, eccetera, il nodo Bitcoin faceva anche la funzione del wallet. In realtà lo può fare ancora adesso, però diciamo che diventa poco pratico. Piace molto a chi lavora a riga di comando, ai sviluppatori, diciamo, molto addentro nella cosa, o chi ha bisogno di fare dei sistemi che possono fare operazioni ripetitive. Non so, devo fare un sacco di wallet, devo fare un sacco di transazioni piccole, devo fare cose così. Magari viene comodo avere
un qualcosa a terminale. Se invece voglio avere qualcosa di pratico con, diciamo, un'interfaccia grafica anche carina, eccetera, eccetera, allora devo un attimino guardarmi intorno e trovare qualcosa di meglio. Tra l'altro, Electrum, di cui parliamo stasera, ha anche la possibilità di essere installato sui cellulari Android, cosa non da poco perché comunque risulta abbastanza comodo. Può essere installato come wallet indipendente o può essere installato usando le stesse 12 parole di cui accennava prima Claudio. Può essere diventare, diciamo, una copia live in tempo reale di quello che posso avere sul computer. Quindi, come posso fare con i programmi di chat, non so, WhatsApp, Telegram, eccetera, dove scrivo sul computer, poi mi sposto il cellulare, continuo ad andare avanti perché mi ritrovo le stesse mie cose, lo posso fare anche con il wallet. No, non è una versione web in realtà, è un'app che però si comporta in modo molto simile a quello che potrebbe essere una versione web, diciamo. Quindi mi ritrovo le stesse cose, se voglio vedere il mio saldo, voglio vedere di fare una transazione, voglio ricevere qualcosa, è molto comodo avere il cellulare, track, faccio vedere il QR, oppure scansisco un QR di un altro e posso fare le mie cose, insomma. Quando sono in ufficio lo faccio da computer perché magari mi viene più comodo, più pratico. Quando sono in giro lo posso fare con il cellulare. Ecco, questa la trovo una cosa molto comoda. E anche per questo sto promuovendo un po' Electrum. Ci sono anche altri wallet che stanno cominciando a emergere adesso, cose anche carine. Lì è un po', diciamo, a gusto proprio. In questo periodo sto usando molto Electrum, quindi diciamo, mi sta un po' appassionando e quindi ho deciso di fare una serata su questo. Electrum è un wallet che è stato fatto da parecchi anni. È uno dei più vecchi, gli sviluppatori hanno molta esperienza, non ci sono state grosse problematiche legate appunto a Electrum, se non uno scam che però non era legato a Electrum stesso, ma al fatto che appariva un messaggio, diciamo, causato dal server remoto a cui ci si collegava, che qualcuno era riuscito a fare in modo di avere dei server malevoli che davano un messaggio in cui si diceva: vai a questo link per aggiornare il tuo Electrum. E la gente andava, cliccava, fidandosi che il messaggio arrivasse direttamente. È un phishing, esatto, e praticamente in questo modo qualcuno ha perso tutto quello che aveva sul wallet. Dispiace, però non è da imputare a una vulnerabilità del software stesso, cioè non è che ha avuto un baco, una falla grossa, tale per cui siano persi dei fondi direttamente dall'applicazione stessa, ma è successo in modo indiretto, diciamo, con il contributo involontario dell'utente. Quindi, come tante altre cose che sappiamo anche su Linux, insomma, bisogna sempre stare un po' attenti. Vabbè. Io lo ritengo comunque un ottimo wallet e quindi lo consiglio. Sicuramente c'è da tenere d'occhio anche tutto lo sviluppo di tutti quanti gli altri, perché anche sugli altri ci sono persone molto in gamba che stanno lavorando e stanno venendo fuori cose sempre molto interessanti. Allora, qua ho inserito questa slide qua che è un po' un post-scriptum, diciamo una postilla. A volte quando faccio i corsi, quando faccio le presentazioni, mi chiedono: ma con Bitcoin posso diventare ricco, vero? Qualche anno fa avrei detto di sì, perché comunque alla luce dei fatti, se uno li comprava 8-9 anni fa, adesso si trovava comunque con un bel gruzzoletto. Diciamo, quando ha fatto il picco, se uno li comprava a 600-700 euro è andato a 60.000, quindi faceva 1%. Non c'è nessun asset che ha performato così, diciamo, negli ultimi anni. Vabbè. A parte questo, la cosa che però io dico adesso è Bitcoin non ti serve mica per diventare ricco, ti serve per non diventare povero. Perché stiamo vedendo una situazione, diciamo, mondiale che è abbastanza preoccupante. Succedono cose, e sono successe proprio in questa settimana qua, che fanno leggermente a caponare la pelle, banche che falliscono,
mi diceva prima Claudio addirittura che l'America ha detto boh, ma noi non c'entriamo niente, più basta con l'Euribor, non lo sapevano, mi è giunta da lui questa notizia, quindi sì, diciamo che questi qua sono tutti quanti segnali che per le persone comuni purtroppo non sono molto pubblicizzati, non sono molto evidenziati sui media, ma credo dovrebbero preoccupare abbastanza, insomma. Se uno ha parecchi soldi nella sua banca, dovrebbe cominciare a valutare dei sistemi alternativi. Non deve essere per forza Bitcoin, uno può fare anche altre cose, però insomma, la situazione sicuramente non è tranquilla. Se però uno decide di farlo con Bitcoin, ovviamente è necessario che custodisca quello che ha nel modo più opportuno possibile. Allora, exchange centralizzati. Qua tutti quanti avete Bitcoin, io non ce li ho, li ho persi tutti. Però voi ce li avete, lo so, e sicuramente li avete sugli exchange centralizzati. Ecco, attenzione, perché gli exchange centralizzati ultimamente, anche qua in Italia, hanno un po' la tendenza a chiudere. Che poi lo facciano in malafede o... Perché succede? Boh, però comunque non è una cosa da stare tranquilli. Allora, qua ho scritto appunto che su un exchange centralizzato va messo quello che si vuole tradare, quindi comprare, vendere, scambiare, acquisto basso, vendo alto in modo da portarmi a casa la differenza, vabbè. E poi via, ho scritto via come il vento, cioè sì, una volta che ho finito di fare la mia operazione. È meglio tirare comunque i propri fondi fuori dall'exchange, ma lo dicono anche loro stessi, perché comunque anche loro, avendo più fondi hanno all'interno della loro pancia, da un lato più sono sotto attacco perché sanno che sono pieni e quindi cercano di sfondarli e quindi anche per loro diventa un impegno più gravoso, diciamo, da gestire nel momento in cui sanno di avere molti fondi. Quindi sì, anche loro dicono toglieteli. Com'è? Allora i sistemi tengono la valuta che gli serve per far lavorare Sì, loro e hanno non gli hot mettendo wallet e i cold wallet, cold se storage, però non anche lì è ogni regolamentato tanto non è regolamentato il mercato, non si è appunto, non si è tutelati né dal punto di vista normativo né giudiziario, perché comunque la parte normativa non riesce a stare al passo con l'evoluzione che c'è, con tutte quante le cose che vengono fuori, le novità che possono venire fuori in ambito cripto finanziario, e il risultato è che se uno perde i suoi fondi rimane lì col cerino in mano, non ha nessuno che glieli ridà, insomma. Al di là che poi anche nelle banche non è che sia andato tanto diverso, specialmente qua in zona Vicenza, ma vabbè. Allora. Not your keys, not your coins, not your money. L'importanza della self-custody. Allora, chiunque abbia le chiavi private di un wallet può fare ciò che vuole. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche soltanto per un attimo qualcuno riesce a vedere le mie chiavi private e riesce a, diciamo, captarle ed averle, può essere anche un filmato sul cellulare. Il video che mi sfugge, mi va su internet perché sto facendo il live streaming, mio figlio che passa col cellulare, mi fotografa, può fare quel che vuole. Quelle 12 parole o 24 parole a seconda del wallet sono quelle che mi permettono di avere accesso al controllo appunto delle chiavi stesse e quindi mi permettono di spendere. Cosa succede? Lo dico come beneficio di tutti, ma penso che lo sappiate tutti quanti, però insomma, quando uno ha la chiave privata può svuotare quel wallet. Come lo fa? Fa un pagamento con tutto quello che c'è dentro a un altro wallet che ha sotto il suo controllo. Io che ho il controllo soltanto del primo, ovviamente, perdo il possesso di quei fondi che appunto sono stati transati, sono stati spesi verso l'altro wallet di cui non ho il controllo e quindi li ho persi. Questi fondi non è che sono spariti, si sono volatilizzati, sono stati mimetizzati in chissà che modo. Semplicemente hanno cambiato proprietario, sono finiti dentro in un wallet che io non posso controllare e quindi di fatto non li ho più. Allora, adesso facciamo anche un po' di storia per rimarcare il discorso degli exchange. Vabbè. Il caso più eclatante e più vecchio è stato Mt. Gox.
MTGOX era uno dei primi exchange che era derivato da un gioco, Magic the Gathering praticamente, dove si scambiavano queste carte, diciamo, del gioco. A un certo punto hanno cominciato a venderle, e hanno cominciato a venderle anche in Bitcoin. Risultato, loro hanno cominciato a maneggiare, diciamo, Bitcoin. A un certo punto MTGOX è arrivato ad avere il 70% di tutti quanti i Bitcoin che erano stati prodotti in quel periodo. Si parla dal 2010, mi sembra, al 2014. Quindi era, diciamo, una potenza e sicuramente un monopolista. Hanno sbagliato un paio di cosine, qualcuno li ha fatti sparire e diciamo è successo quello che è successo anche agli altri che sono riportati qua nella slide. FTX, di cui si è sentito parlare anche qualche settimana fa, qualche mese fa ormai, dove sto signore qua, che era, non so, non mi ricordo in classifica quant'era, ma dopo Elon Musk, insomma, dopo pochi passaggi c'era lui nella classifica. Sì, adesso. Sì, come exchange sì, come ricchezza anche personale era abbastanza messo bene. Ha fatto un po' di mosse azzardate anche a livello finanziario, ha dato soldi un po', messo soldi un po' dappertutto anche dove non sarebbe stato il caso di farlo. Risultato, ha chiuso. Questa qua ha dato una bella botta a tutto quanto il settore perché comunque molti, diciamo, erano appoggiati ad esso stesso. Sembrerebbe che anche The Rock Trading, che era un exchange italiano, più longevo d'Europa, si vantavano di essere più longevo d'Europa. Tra l'altro, mi è anche capitato di conoscerli, le persone che operavano l'exchange. E, diciamo, per la mia esperienza personale, non posso dire niente, non mi sembravano delle persone in malafede di truffatori. Sembra che si siano anche loro appoggiati a FTX per fare alcune operazioni, sembra, perché non ho nessuna evidenza di questo, ma solo voci di corridoio. E questo pare avergli causato un grosso problema, oltre al fatto di essere stati hackerati un'altra volta. Vabbè, comunque si vedrà adesso, la storia ci farà sapere qualcosa in più. Al momento la pagina che si vede, diciamo, se si entra sul sito darktrading.com è questa qua, pagina grigia con un po' di testo dove spiegano che hanno avuto problemi di liquidità. Ho sentito di parecchie persone che sono rimaste appese, nel senso che non sanno più, non riescono più a tirare Ci fuori i sono loro comportati fondi. bene con gli Sì, qualcosa di sbagliato sicuramente è stato fatto. Che cosa? Non si sa ancora, vedremo. Dal punto di vista della comunicazione, probabilmente hanno fatto un grossissimo errore. Non so se poi stiano agendo così perché hanno dei blocchi imposti da qualcuno, ma anche dalle forze dell'ordine, non ci è dato di sapere, quindi boh, vedremo. So che sono stati bersagliati da un sacco di richieste, perché comunque, diciamo, nell'ambiente sono persone che se gli scrivevi ti rispondevano anche, quindi sì, tutti hanno provato a contattarli anche in messaggio privato direttamente per venirne a capo. Boh, vediamo. Questa a maggior ragione è un'evidenza del fatto che l'exchange va utilizzato come, diciamo, sistema puramente di gestione degli scambi, non come banca o salvadanaio. Quella funzione lì la deve fare il nostro wallet personale. Quindi torniamo al nostro Electrum. Allora, Claudio prima chiedeva, dove trovo Electrum? Non lo trovo su GitHub, vero? No. Difatti il link di cui parlavo prima, dove erano invitati gli utenti ad andarsi a scaricare il presunto aggiornamento di Electrum, era su GitHub. Qualcuno aveva fatto una falsa pagina di GitHub, dove invitava tutti a scaricarsi sto aggiornamento finto di Electrum, e quindi da lì poi l'applicazione che si andava a scaricare riusciva a mettere le mani sul wallet. Ovviamente adesso non l'ho vista, però immagino che abbia dato una schermata molto similare, se non uguale, a quella del wallet dove ti deve inserire la password. Quando tu inserisci, questa viene mandata allo sviluppatore malevolo di questa cosa qua. E ovviamente lui si porta a casa una bella lista su un bel database con tutte quante le password e le chiavi private,
e deve solo mettersi lì un po' alla volta a tirar via i soldi. Quindi non su GitHub, mi raccomando, ma qua, su electrum.org, home. E controllare che ci sia il lucchetto. Controllare sicuramente che ci sia il lucchetto, ma, non ultimo, le firme. Le firme. È importantissimo andare a controllare le firme che ci sono sul sito, che vengono rese disponibili, a fianco proprio della, diciamo della, del file che si va a scaricare per ogni piattaforma, e questa operazione, ma non soltanto su Electron, su tutti quanti i wallet che pensate di usare, deve essere obbligatoriamente fatta. Se non siete capaci, chiedete a qualcuno che sapete che lo sappia fare, un amico, un esperto, comunque qualcuno che vi possa garantire che il file che avete scaricato è quello originale degli sviluppatori reali di Electrum in questo caso. Dopo il wallet ve lo gestirete voi, non serve che il vostro amico, diciamo, veda i fatti vostri. Però, quantomeno per la verifica del programma, è un passaggio che vi sottolineo caldamente di non saltare. Ma sì, dai, lo scarico del sito, vuoi che sia... Non si sa. Comunque un sito è sempre una cosa che è online 24/7, che può avere anche delle vulnerabilità nella sua infrastruttura. Se qualcuno riesce ad accedere, può andare a caricare un file che non è quello che gli sviluppatori hanno fatto. E quindi assolutamente farlo. Poi, per quanto riguarda il setup di Electrum, e in particolare sotto Linux, visto che siamo un gruppo di utenti Linux, noi lo vogliamo usare sotto Linux, è molto comodo nell'utilizzo. Perché? Perché dà già un'immagine, un file.appimage disponibile, che è l'equivalente di un eseguibile su Windows, giusto per chi vedrà il video, diciamo, poi su internet. È un eseguibile che, una volta fatto partire, mi dà direttamente l'interfaccia al mio wallet, a Electrum, con tutte quante le varie funzionalità che mi possono servire in modalità grafica. Qua ho scritto chmod e tuo amico. Perché? Perché questo è l'unico comando che serve dare, qua lo evidenzio in arancione, che serve dare appunto al file che si è scaricato, una volta che sono verificate le firme, per renderlo effettivamente eseguibile. Da lì in poi io lo posso lanciare anche direttamente dall'interfaccia grafica del sistema operativo di Linux, e lui si avvierà. In questo caso posso subito cominciare ad utilizzarlo. Non basta, non c'è che il modo di Wilson. Sì, eventualmente sì, un'altra strada può essere anche quella. L'importante è che sia eseguibile. Una volta che è eseguibile il sistema, lo lancio con il mio utente e si va. Eccolo qua. Qua ho scritto esercitazione. In realtà chi vuole, diciamo, provarlo, non so se ve lo siete scaricato, se volete provarlo, se avete il computer qua. Comunque vi faccio vedere come funziona la cosa. Adesso tiriamo giù la presentazione un attimo e andiamo direttamente sul sistema operativo. Allora, qua io mi sono fatto un lanciatore, un link, diciamo, all'eseguibile per comodità. Eccolo qua. Lui mi parte in questa modalità qua. Allora, lui si va a caricare l'ultimo wallet che ha utilizzato, che può avere o meno la password. In questo caso io non ho messo la password, mi è entrato direttamente. Questo qua è un wallet che in questo momento non ha dentro niente, è vuoto. È lì, è pronto, diciamo, per lavorare, per funzionare, ma in questo caso non ha dentro assolutamente niente. Difatti mi dice bilancio, 0 sat, 0 euro, niente, non ho niente. Lui comunque è collegato e lo vedo da questa pallina qua verde. Nel momento in cui è collegato e sincronizzato, la pallina è verde, altrimenti è di altri colori o altre forme. Qua di fianco posso vedere il mio SID. Questo qua piacerà molto a Claudio adesso. Io metto la password e vado a vedere il mio SID. Eccolo qua. Questo qua è il mio SID. Se voi vi copiate questo, potete utilizzare lo stesso wallet che utilizzo io. Ovviamente non avendo dentro niente, probabilmente non mi interesserà. Faccio una domanda. Sì. Ho Electrum come PC, sì. Su Linux. L'ho anche su Android. Quello di Android ha altri SID? Perché io mi scarico.
Allora, se tu gli fai fare un wallet nuovo e lo fai generare, diciamo, in locale, molto probabilmente farà un seed diverso. Se faccio importa, importo quei Se invece soldi. importi, esatto, puoi emettere queste parole qua, ecco che allora il wallet è sincronizzato con quello che è nel computer. Sì, diciamo che va a leggere gli stessi dati, ha le stesse chiavi private, si genera la stessa infrastruttura di chiave privata che ha anche quell'altro, di fatto è una coppia. Quindi puoi operare da tutti e due simultaneamente. Allora, Se tu fai una sì. transizione sull'altro non vedi niente. Sì, nel senso, no, tu fai la transazione, ok, nel momento in cui Dopo viene quando comunicata alla rete, tu la sì, vedrai. quando viene aggiornato il saldo, Esatto, quando fa l'aggiornamento del saldo. diciamo che, ecco, mettiamo che non sarà sincronizzato per qualche istante, qualche minuto forse, il tempo che ci mette appunto a sincronizzarsi con la rete una volta che la transazione è stata pubblicata e presa in carico da un minatore. In quel momento quando, secondo me, quando dalla mempool passa in un blocco, l'altro wallet si sincronizzerà e quindi dovresti trovarti appunto la transazione. Ma vorrei quasi quasi dire che la vede subito, perché nel momento in cui viene fatto il broadcast in rete, probabilmente lui la vede già. Facendo l'aggiornamento dovrebbe riuscire a vederla già. Ok. Preferenze, quindi qua posso andare a impostarmi le cose che voglio, il comportamento, diciamo, che voglio che abbia il mio wallet, quindi posso avere anche la lingua diversa, posso avere il tema chiaro-scuro, posso decidere l'unità di misura dei miei bitcoin, in questo caso qua è impostato in Satoshi, sto cercando di abituarmi perché comunque una volta si andava bene a ragionare in bitcoin, adesso con, diciamo, la quotazione che hanno raggiunto, forse è meglio abituarsi a ragionare direttamente in Satoshi. Il Satoshi è un 100 milionesimo di Bitcoin, quindi 8 cifre dopo la virgola. Posso Sembra decidere? essere ricco e dico 6.000 satoshi. Beh, per come sta andando, diciamo, la tendenza e per la quantità di bitcoin che verranno prodotti, che sono 21 milioni di pezzi, siamo in 7 miliardi, 6.000 satoshi fra qualche decina di anni potrebbero essere tanta roba, anche non lo so, il tempo mi darà ragione oppure Sì, torto. adesso che sembra Ci sono le varie altre opzioni che posso scegliere, per esempio se usare gli indirizzi diciamo di resto, se voglio usare Replace by Fee, come vedete c'è sempre comunque il commento di fianco, se io vado sopra posso riuscire a leggere, a capire. Aspetta che faccio una cosa che non ho ancora fatto, che lo mettiamo anche in italiano. Vediamo se sì, mi chiede di fare un restart, ok. Ecco, che magari risulta anche più comodo da leggere. Allora, eravamo sulle impostazioni, esatto. Qua ci sono varie funzionalità che se volete possiamo approfondire. Ecco, magari una che può essere interessante è questa qua, quella che mi permette di decidere quale Block Explorer utilizzare, a seconda di quello che ritengo più affidabile. Ecco, una cosa abbastanza importante che spesso chi ne sa anche più di me sottolinea è il fatto di utilizzare il proprio nodo per collegare il proprio wallet. Perché? Perché nel momento in cui io sono collegato, adesso con Electrum, pallino verde vuol dire che sono collegato a vari nodi, diciamo, che mi stanno dando informazioni, mi permettono di sincronizzare con la rete di Bitcoin il mio wallet. Ecco, nel momento in cui faccio questa cosa, io sto anche dando informazioni sul mio conto, diciamo, cioè quante transazioni ho fatto, qual è il mio indirizzo, quanto spendo, quando spendo.
Quindi se queste informazioni qua riesco a recuperarle invece di, diciamo, di prenderle dalla rete, riesco a recuperarle dal mio nodo, ecco che allora io riesco anche ad avere un po' più di privacy. Quando vado a fare anche un pagamento, verrà fatto il broadcast attraverso il mio nodo. Se il mio nodo utilizza la rete Tor, ecco che allora diciamo, la transazione viene comunque pubblicata, raggiunge internet, ma in quel caso da fuori non riusciranno a capire da dove è arrivata. Quindi diciamo, lo pseudonimato che mi garantisce Bitcoin, che non fa il collegamento fra il mio nome e i miei indirizzi Bitcoin, è salvaguardato, e in quel caso io posso anche dire non ne ho, in quanto nessuno può dimostrare il contrario. Ah, fatture. Vabbè. L'invoice Lightning le chiama fatture, d'accordo. L'invoice è quella. Sì, l'hanno tradotta con fattura. Vabbè, in effetti, fattura in ambito commerciale, invoice sarebbe fattura, però vabbè. Sarebbe più richiesta. Sì, ecco, se a qualcuno viene in mente una dicitura migliore per questa tab qua, si può proporre di andarla a cambiare nel gruppo di sviluppo della lingua, appunto. Ok, Lightning, posso fare un po' di impostazioni sulla parte Lightning. Ecco, sì, Electrum da qualche versione ha aggiunto anche diciamo, la gestione di Lightning, che è diciamo, il secondo strato della rete Bitcoin, è quello che permette di fare i pagamenti diciamo, in modo un po' più veloce. Magari in futuro organizziamo una serata dove parliamo specificatamente di questa cosa qua. Fiat, che sono appunto le monete tradizionali che noi conosciamo, in questo caso euro, e anche qua posso decidere da dove andarmi a recuperare il tasso di cambio. Mescolato, vabbè. Verifica automaticamente gli aggiornamenti software e posso fargli fare anche un log dove vedo come si sta comportando l'applicazione, appunto. Allora, qua il password, ecco, qua posso andarmi a cambiare la password. Quindi diciamo che secondo me sono stati abbastanza bravi perché hanno messo proprio qua in basso in modo molto evidente e anche facilmente raggiungibile quelle cose che sono le più necessarie, le più importanti per utilizzare il proprio wallet. Wallet che ha molte funzionalità, comunque anche interessanti, per esempio ho anche una console in cui posso andare a dare dei comandi, come farei dal terminale, per riuscire a fargli fare alcune funzioni. Ecco, questo non l'ho ancora provato, in futuro mi riservo magari di fare una piccola aggiunta a queste cose qua. Boh, qua dentro non c'è niente. Ah, una cosa forse interessante da vedere è che quando io mi creo un wallet, lui mi crea già 20 indirizzi che andrà a utilizzare, derivati dalla mia chiave privata. Questo mi permette di averli già pronti nel caso in cui io volessi anche comunicarli. Faccio così, posso copiare la colonna indirizzo, mi apro un file di testo. Lo copio, voglio mandarlo via Telegram, voglio darlo a qualcuno su una chiavetta, ma dove ti devo pagare? Qua. Però quelli lì sono rinominabili, cioè nel senso posso dire di dargli una nota Sì. perché quello lì è Qua c'è come la colonna caffè, etichetta. Esatto, parlo io prendo questo, dico nella colonna etichetta, modifica etichetta. Claudio. al banco. Ah, lì, ok. Ok. Quindi questo mi permette di mettermi una nota mia relativa a qualcosa che voglio ricordare. Electrum permette anche di verificare e firmare i messaggi, in modo che se mi arriva un messaggio da qualcuno che me l'ha mandato utilizzando la sua chiave privata per cifrarlo, posso sapere che è effettivamente lui. Quindi viene utilizzata, diciamo, la funzionalità intrinseca della gestione di Bitcoin, tale per cui mi permette anche di andarmi a firmare dei messaggi e
verificare di messaggi come si fa circa con PGP, in modo tale che io posso ricevere un messaggio firmato da Claudio, Stefano, e posso vedere che effettivamente me l'ha mandato loro, utilizzando la funzionalità del wallet. Allora, vediamo un attimo in breve, diciamo, la funzionalità proprio di base. Allora, cronologia, qua avrò uno storico di quelle che sono state le mie transazioni, quindi quello che ho speso, quello che ho ricevuto. Invia, questa qua è la schermata da cui posso andare ad inviare una transazione. Quindi paga A. Ecco, qua hanno fatto una bella cosa, perché qua possono fare, posso usare gli appunti per incollarmi, per esempio, un indirizzo di destinazione dove voglio mandare i bitcoin. Posso usare la fotocamera, per esempio, del computer, e posso anche fare una cosa così. Posso leggere il QR code dallo screen o da un file. E questo è molto, molto interessante. L'ho provato... aspetta, vediamo se lo riesco a recuperare. L'ho provato con un QR, tipo... eccolo qua. Paste. Io ho un QR code, ce l'ho qua da qualche parte sullo schermo. Faccio read QR code from screen. Aspetta, vediamo se... no, questo no. No, no, non vorrei che fosse il fatto che abbiamo il videoproiettore. Adesso provo con un altro, vediamo se con quell'altro funziona. Comunque l'avevo provato senza, diciamo, avere altre robe collegate al... senza avere altre cose collegate sul computer, questo qua, no, questo è quello, questo è quello fake, ok. Vediamo se me lo fa. No, adesso non me lo lascia fare, peccato. Però comunque sì, l'ho provato e vi posso confermare che lui riesce a leggermi anche un QR code dallo schermo del computer, cosa che a volte può essere molto, molto comoda, insomma. Ricevi, qua posso crearmi una transazione, diciamo, già con un determinato ammontare, quindi per ricevere bitcoin si può fare in due modi: o ti do l'indirizzo bitcoin, ti dico manda qua, e diciamo chi spedisce decide quanto è la cifra, ovviamente ci metteremo d'accordo, oppure posso già creare un qualcosa. Allora, soldi da Claudio, stasera sei il mio preferito per tutti quanti gli scambi. Diciamo che vogliamo 500, sì, no dai, vabbè, no, beh, 10 bitcoin tanto là. Ecco, una cosa che può fare Electrum è mettere anche una scadenza per questo pagamento qua. In realtà poi non è che scade dal punto di vista pratico, perché io l'indirizzo lo posso sempre riutilizzare. Sì, non scade la richiesta. Sì. Allora, crea richiesta, eccola qua. Ce l'ho in tre modalità, ce l'ho in URI, quindi un campo già compilato. Aspetta che lo mettiamo. Ma come fai a scegliere il wallet, quello di prima che mi avevi assegnato? L'indirizzo Bitcoin che mi avevi assegnato prima, tra quelli che avevi generato. Allora, non so se prenda il primo, vediamo come finisce. Questo qua finisce in TNSNF. Vediamo. Ah, non ti viene fuori la finestra. Lui prende il primo. Il primo. Mm-hmm. Il primo. Pensavo, sì, perché questi qua sono. Fuori in quell'elenco lì in cui tu potessi cliccare. Vediamo se e posso decidere su quale wallet inviare. Copy con indirizzo, etichetta, dettagli, modifiche che abbiamo fatto. Firma. No, credo che vada in ordine. Credo che vada in ordine. Beh, sì, in realtà io posso comunque fare così, posso copiare l'indirizzo e te lo mando via email.
Quindi sì, questa cosa qua la posso fare, diciamo, non direttamente. Lui va a prendersi probabilmente il primo e credo faccia anche la stessa cosa con i resti che man mano che li deve utilizzare, appunto, fa tornare il resto. Sì? Eh Lui in automatico ogni volta utilizza un indirizzo diverso di quelli lì. sì. Ogni volta lo cambia, lui se ne crea, diciamo, una volta che crea il wallet me ne fa 20, poi man mano che vengono utilizzati questi qua, lui ne crea degli altri nuovi, sempre derivati dalla mia chiave privata. Lui continua a generarli. Praticamente ogni volta mandi via con l'indirizzo nuovo. Sì, perché il fatto di utilizzare lo stesso indirizzo più volte, per esempio, una volta si vedeva fatto a livello di siti internet, mandami una donazione, tac. Mettevo lì l'indirizzo, diciamo, Bitcoin, l'indirizzo Bitcoin, e chi voleva fare una donazione poteva farla a quell'indirizzo lì. Sì, funziona, tra l'altro funziona ancora, nel senso che se io voglio utilizzare un indirizzo anche 10.000 volte, posso farlo, perché tutti fanno transazioni lì. Per esempio gli exchange che magari hanno l'hot wallet che ha sempre lo stesso indirizzo, addirittura nei block explorer ti viene fuori il nome. Questo qua corrisponde a Tizio, che è il suo exchange qua, o diciamo magari indirizzi famosi. Su una chiavetta, tu hai sempre se hai il tuo indirizzo, usi sempre quello, non stai a generarti un nuovo, fare un portafoglio No, nuovo? dipende. Perché stiamo parlando per esempio anche di Ledger col card. No, no, fanno sempre indirizzi nuovi. Con le ultime versioni fanno sempre indirizzi nuovi. Tu puoi utilizzare uno vecchio, perché comunque è derivato dalla tua chiave privata, quindi in realtà funziona. Non c'è niente che prevenga il fatto che io possa continuare a mandare a quell'indirizzo Io mi perché ci creo sono. un portafoglio intorno Sì? e gli associo un indirizzo. Sì? Poi mando i soldi lì e dopo io di solito utilizzo sempre quell'indirizzo. Ecco, questa non è una buona pratica. Invece tu dici di creare sempre un Sì. nuovo indirizzo. Tutti quanti i wallet, diciamo, nelle versioni più aggiornate, Bitcoin Wallet sui cellulari, per esempio, che è un altro wallet, non so, ce ne sono vari altri, Mycelium e quant'altro, comunque cambiano sempre l'indirizzo, anche BS, tanti, diciamo, i wallet Bitcoin Only. Cambiano l'indirizzo ad ogni utilizzo, proprio per evitare il problema di perdita di privacy dovuto al fatto che in due momenti diversi io vedo che è stato pagato lo stesso indirizzo da magari due wallet diversi. Privacy è aumento di complicazione perché tu da un exchange magari tu hai già fatto la transizione verso il tuo ledger e usi quell'indirizzo lì, sai che quello lì funziona Lo so, e invece se puoi avere però. uno nuovo ma risbagli, ciao ciao soldi. Lo so, però purtroppo nel. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, questo è il problema. Diciamo che la comodità e la sicurezza sono due robe che non Non vanno tanto d'accordo fra loro. Se uno vuole essere troppo comodo, rinuncia a una parte di ballo. Ma io faccio sicurezza. sempre una transizione da pochi soldi, verifico se è tutto a posto e dopo sullo stesso indirizzo gli mando gli altri. Io faccio così per essere sicuro, Allora, perché sì. potrei, che faccio? Mando tutti i soldi che devo mandare una volta sola e rischio che magari sia sbagliato, perdo tutto? No. Allora, ti dico una cosa che però forse non sai. Tu sai che quando fai una transazione anche di 50 satoshi, stai mandando comunque tutti quanti i soldi che hai nel tuo wallet, che dopo ti verranno tornati sotto forma di resto. Non è che ne stai mandando, non è come quando del Però se portafoglio. l'indirizzo è sbagliato di uno o di un Sì, altro, gli certo. mandi di pochi soldi, ma Sì, ma nel adesso momento in cui. sono male, tu sai che è Prego, sbagliato, prego, dopo mi paghi, prego. Va bene. Ciao, buona ciao. serata. Quando tu fai una transazione anche diciamo di qualche 0, della quantità dei Bitcoin che hai, tu dici faccio una transazione piccola così sono sicuro, vedo se funziona. Sì, giusto, ma in realtà quando fai quella piccola transazione, nel momento in cui spendi tutti i Bitcoin che hai nel wallet, diciamo, vengono utilizzati, è come se tu avessi un'unica banconota, non so. Hai 5 bitcoin dentro nel tuo wallet. Dico 5 perché così ti do il senso di una roba un po' grossa che uno, diciamo,
farebbe fatica a pensare di mandare in un colpo solo, però di fatto avviene così. Cioè, è come se tu avessi una banconota unica che la dai e ti viene dato indietro il resto. Una banconota unica da 5 bitcoin, come se fosse scritto sopra 5 bitcoin, io te la do, tu mi restituisci il resto che sarà 4 bitcoin, 9, 9, 9, 9. È rischioso questa cosa, nel senso che se per qualche problematica non va a buon fine, non è che possiamo Allora, trovare un'altra. sì, il discorso è, diciamo, a livello logico corretto. No, perché a livello pratico no, no, perché per come è fatto no, la cosa non accade. No, invece, perché se è sbagliato, se è proprio sbagliato, non va a buon fine la transazione. Se tu, per esempio, hai un indirizzo che è sbagliato di una lettera, non va a finire necessariamente nel portafoglio di qualcun altro. Se è sbagliato, non funziona, si incastra e dopo un po' ti torna indietro. No, perché comunque, visto che sono soldi, e sono soldi anche, diciamo, per come è fatta la tecnologia, sono soldi che valgono, ma non dal punto di vista nominale. Cioè, è una tecnologia, è scarsità digitale, quindi comunque bisogna sempre andarli a utilizzare con consapevolezza del fatto che è una cosa molto preziosa. Come quando uno scambia oro, per quanto io ho un pezzettino piccolo, comunque ci sto un po' più attento. Non è come, non so, scambiarsi un pugnetto di sabbia. Se ho un pezzo di oro, stai attento, attento che ti cade, cioè ti stai molto più attento. E Bitcoin deve cominciare a essere inteso sotto questo punto di vista qua, nel senso che è una tecnologia, una risorsa scarsa e molto pregiata, direi molto più pregiata anche di quello che abbiamo avuto fino adesso con le valute fiat, che appunto sono inflazionatissime. Se ne possono stampare a iosa senza limiti e quindi di fatto perdono di valore man mano che la stampa aumenta. Bitcoin invece ha il cap a 21 milioni di pezzi, quello sarà, non può andare fuori da questo numero, da questa quantità, e questo gli dà molto valore. Una cosa scarsa, sai benissimo, vale molto, insomma, quindi sì. Ok, ero rimasto qua sul ricevi. Sì, allora io posso averlo in questo formato qua, quindi formato testuale, diciamo dove ho oltre all'indirizzo, ho anche tutta quanta la formattazione che mi permette di dire già al wallet che andrà a ricevere questo codice qua o andare a scansirmi questo QR qua, quanto mi deve corrispondere, dice, di quanto deve essere la transazione. L'unica roba che lui dovrà fare sarà confermarla, cioè. Nel momento in cui l'ho fatta, io so già che ho un ammontare che è questo qua e tutti gli altri dati che mi servono per far capire al mio wallet cosa si trova davanti. Posso avere anche soltanto l'indirizzo, in questo caso ho soltanto l'indirizzo che è la prima parte, che è questa qua, diciamo. E quindi può essere comodo averlo in questo formato. Nello stesso modo posso fare anche una invoice Lightning. Ecco, questo qua adesso non mi sta funzionando perché devo avere un canale aperto, devo crearmi un canale, aprirlo, ecco che allora poi diciamo, mi si attiverà la funzionalità di Lightning anche sul wallet Electrum. Questo l'abbiamo già visto, il discorso degli indirizzi. Canali è appunto la parte dedicata al discorso di Lightning, dove bisogna avere il canale già aperto e allora si potrà operare anche su Lightning. Vi faccio vedere adesso un'altra cosa. Allora, io posso aprirmi anche un altro wallet. Vediamo se questo qua è andato a buon fine. Avanti. Allora, no. È ancora lì pendente. Prima ho fatto una transazione con commissione bassa, apposta, verso questo wallet qua. Adesso faccio una cosa, come si può dire, da masochista. Faccio questa cosa qua. Questo qua è un wallet che non è vuoto. Questo qua ha dentro 95 centesimi, una
euro circa. Ecco, questa qua è la SID. Vuol dire che se voi andate a utilizzare questa qua, potete ciullarmi l'euro. Allora, io ve la sto lasciando apposta perché potete fare quello che volete, la ripresa sta andando avanti, quindi vediamo chi andrà a cuccarsi questa cosa qua. Ecco, l'idea mia sarebbe quella di aspettare 24 ore e poi me le ritiro su. Che tra l'altro non so neanche se sarà confermata, perché ho messo le fee molto basse, quindi non è detto che passi nelle 24 ore. Quindi io vi lascio, diciamo, sta finestra qua. Se Stefano sarà bravissimo e butterà fuori il video entro domani sera, vuol dire che ci sarà una platea più ampia di persone che si possono cuccare sto euro. Altrimenti soltanto i presenti possono andare a recuperarsi sta sommetta qua. Adesso sono le 22:02, quindi io domani sera alle 22 comincerò ad attivarmi per recuperarmi questa cosa qua. Vediamo cosa succede. È, diciamo, un piccolo giochino che mi piace fare anche quando faccio i corsi, perché stimola di più, diciamo, all'operatività delle persone andarsi a recuperare questa cosa. L'unico che è della situazione sono io. Beh, loro sono qua, però magari se la sono ricordata a memoria, rifacciamo. Troppo lento, troppo tardi, troppo tardi. Vediamo cosa succede. Lasciamo anche un po' di tempo eventualmente agli altri. Stefano, quando verrà fuori il video? Fra 2 giorni. Lascio la settimana. Vabbè, dai, lascio la settimana. Cos'è? Martedì prossimo alle 10. Io lui sicuramente non lo fanno via, dai. Si impegniamo a non fregarti i Non lo soldi. so. E vediamo in internet quanto ci mettono. Non avete nessun vincolo, diciamo, dal punto di vista morale nei miei confronti, perché sono stato io che ho buttato avanti questa cosa, quindi sì. Beh, di solito in rete, il primo che vede il video, insomma, dice, vabbè, ascolta, sono lì e me lo tiro su. Torniamo un attimo alla presentazione. E così vediamo. Ok. Sì, vi faccio vedere però la creazione di un wallet da zero, che così può essere utile a qualcuno, perché fino adesso abbiamo sempre operato con un wallet, diciamo, già fatti. Allora, chiudiamo il programma, passiamo anche questo, tiriamo via un po' di cose. Ah, tra l'altro, come avete visto, c'è la possibilità di avere anche più istanze. Cioè, se io apro Electrum, ci mette un pochino, ma poi mi parte sull'ultimo wallet. Io posso aprire anche un altro wallet, tipo questo qua. Metto sempre la mia password, avanti. E ho aperto 2 wallet. Quindi posso operare anche con 2 wallet. Posso, tra virgolette, mandarmi i fondi da un wallet all'altro direttamente. Allora, file. Come? Sicurezza dei fattori. Sì, il 2FA è una cosa che però viene gestita da fuori. Adesso lo facciamo così, vi faccio vedere. Allora, chiamiamolo wallet delle 22, ok? Avanti. Qua io posso scegliere che tipo di portafoglio voglio. Voglio un portafoglio standard, che è quelli che vi ho fatto vedere fino adesso. Voglio un portafoglio con un'autenticazione a 2 fattori, che è quello che dicevi tu Devi prima. far subito però, cioè non puoi farlo attivare dopo. No, devi farlo subito. Voglio un multifirma. Multifirma vuol dire che io devo avere il contributo di più persone, di più wallet, per poter andare a fare una spesa, per fare una transazione. Questo può essere utile in ambito aziendale. Magari c'è il direttore che deve firmare Esatto.
siamo in 3, in 4, in 5, vogliamo poter decidere che per spendere una certa quantità di bitcoin oppure quelli che ci sono in quel determinato wallet, dobbiamo firmare almeno in 2. Quindi, non so, può essere un 2 di 5, un 3 di 5, che allora si va, diciamo, a creare a livello proprio matematico, a livello informatico, l'impossibilità per una persona di tirarsi su tutto quanto. Ecco, bisogna stare anche un po' attenti perché comunque diventano passaggi più complicati. Se uno fa casino, si perde le chiavi, eccetera, eccetera. Se è un 2 di 3, ok, se uno dei 3 perde la chiave, va bene. Se due perdono la chiave, è finita. No, no, ne servono 2 su 3. Esatto, ne vogliono 2 su 3. Se sono da solo, che ho ancora diciamo, il controllo della mia chiave privata, però gli altri l'hanno persa, non li muovo più. Sono bloccati lì, quindi bisogna stare un attimino anche attenti. Bloccati, cioè non è che sono rovinati, persi, distrutti, non sono più accessibili, non sono più utilizzabili. Conosco più di qualcuno che si trova in quella situazione lì, diciamo, o perché si è perso la chiave privata a un mio amico di Padova, a quest'ora avrebbe potuto anche smettere di lavorare, da quel che mi ha raccontato, poi mi ha raccontato lui, non ho mai visto, diciamo, le prove, ma... se ne è perse una quantità di qualche decina, quindi sì, quel cambio che ha raggiunto pochi mesi fa, insomma, dà un po' fastidio la cosa. Quindi multifirma, oppure posso anche importare un indirizzo da un'altra fonte, quindi ho gli indirizzi legati a un'altra chiave privata, me li posso importare da qualcosa che ho fatto su un altro wallet, per esempio. Ok. Non importa gli indirizzi, cioè io ho un altro bitcoin con chiavi private. Un wallet bitcoin, ma sì, anche di qualsiasi altro. Sì. E puoi importare le chiavi, cioè sì, dopo ti chiederà le chiavi. Sì, certo, ti chiede tutte quante le informazioni che gli servono per ricrearsi il wallet. Esatto. Io l'ho fatto magari con un altro programma che non mi piace più, non voglio cambiare per motivi miei, lo posso fare, posso importarmi, diciamo, le informazioni relative alla chiave privata di un altro wallet, metterle su Electrum, ecco che allora comincio a utilizzare poi Electrum, ma ovviamente dovrò avere l'accortezza di dismettere quell'altro in modo sicuro, in modo che non possa più essere utilizzato o quantomeno se non è più nella mia disponibilità che non possa più lavorare, quindi basta che eventualmente mi mando i fondi su un altro indirizzo e sono a posto. Andiamo avanti con quello standard però, perché mi interessa far vedere poi anche a video per le persone che vogliono fare proprio la cosa base. Allora, quindi portafoglio standard, vado avanti. Crea un nuovo SID, oppure possiedi già un SID. Ecco, la parte diciamo di ripristino per esempio di un Electrum su un altro dispositivo, un vecchio computer, cavolo, voglio cambiarlo, vabbè, come faccio? Faccio questo passaggio qua, ho già un SID che è sul computer vecchio, me lo vado a guardare utilizzando l'iconcina che abbiamo visto qua, me lo scrivo magari, oppure me lo metto di fianco a dove sto operando quello nuovo, mi porto la SID, ecco che allora il wallet mi si ricrea su sta macchina qua. Posso usare anche una chiave principale oppure un dispositivo hardware. Ecco, quella del dispositivo hardware è un'altra bella cosa che si può fare. Perché? Perché i produttori di dispositivi hardware, tipo Ledger Nano, Trezor, eccetera, tendono a farti avere l'accesso tramite le loro app. Quindi Ledger Live o non mi ricordo come si chiama quello di Trezor. Ecco che nel momento in cui vado ad utilizzare quell'applicazione lì, ovviamente va a collegarsi ai loro servizi, quindi ai loro siti, e comunica le informazioni relative alle mie transazioni e ai miei saldi. Come abbiamo visto, questa qua è una cosa che non è tantissimo simpatica, perché vuol dire che anche loro possono avere informazioni su di me. Magari se non ho una VPN vanno a logarsi anche l'indirizzo IP della mia connessione internet, quindi io l'avevo fatto qualcosa di
penso di permessi. Di permessi, sì, perché comunque il dispositivo hardware deve essere riconosciuto. C'è una stringa, praticamente si va ad aprire un terminale, si digita il comando, aspetta, così, si digita il comando che adesso non ho presente, non ho sotto mano, per andare a dare i permessi, diciamo, all'accesso al dispositivo, chiamiamolo chiavetta, che poi è un dispositivo di firma collegabile al computer. Ecco che allora il dispositivo di firma viene utilizzato come sistema di chiave proprio fisica, che se non ho quello il wallet non mi funziona, per poter sbloccare i fondi. Quindi se devo fare una transazione, un pagamento, devo avere a disposizione anche il dispositivo hardware. Vuol dire che se anche mi fregano il PC, non ho messo la password su Electrum che ho sul computer, oppure la trovano in qualche modo, ma non hanno il ledger, la chiavetta, il trezor, quel che è, col car, quel che sia, non saranno in grado di eseguire la transazione, quindi spendere verso un altro wallet. In quel caso ho una sicurezza ulteriore, molto più interessante, perché ho una protezione maggiore. Chiaro che devo fare la gestione fatta bene di quella che è la chiave. È come quando perdo le chiavi di casa. Se perdo le chiavi di casa, sì, chiamo la moglie amorosa, la mamma che mi apre se c'è. Quindi se ho fatto le robe fatte bene, mi sono salvato, non so, le 24 parole del ledger nano, riesco, se anche l'ho perso, riesco a comprarne un altro, ripristinarmi le 24 parole, quindi la chiave privata sul dispositivo, questo lo posso utilizzare per sbloccarmi un'altra volta Electrum. Se non ho fatto tutti questi passaggi, e come abbiamo detto la comodità è nemica della sicurezza, della privacy, va a finire che mi trovo a non essere più in grado di muovere i miei fondi. Come si diceva prima, sono lì, ma non posso accedere. Allora, vediamo se riesco al volo, così Claudio ti do la risposta. Allora, Ledger Nano S Permission Change for... Perché io ho fatto l'aggiornamento del ledger. E dopo sto ledger, ho fatto l'aggiornamento, probabilmente il discorso delle chiavi non funzionava più, dell'autenticazione di Linux, dei permessi. E poi sono andato in cerca del sito del ledger, ho copiato la stringa, però non mi funzionava, non so perché. Vediamo se me lo trova qua. Vabbè, qua addirittura c'è anche il video che fa vedere. Vediamo se mi dà. Allora, ok. Ah no, qua lo mettono già fatto praticamente. Allora, si commettono soltanto usa un dispositivo hardware, ma saltano il passaggio. Vediamo. Sì. Vediamo se questo magari va. Ok, potrebbe essere questo. Allora, ecco. Eccolo qua. BTC Python, sì. Ti installa queste librerie qua che in teoria permettono di accedere appunto al ledger. Una volta che viene riconosciuto, poi ti permette di andare avanti, quindi lui lo riconosce appunto come dispositivo di firma. Ecco, nel momento in cui si va a perdere la privacy,
con l'utilizzo di applicazioni come Ledger Live, quella di Trezor e quant'altro, il fatto di poter invece utilizzare Electrum con un dispositivo di questo tipo che magari uno ha già comprato e non si sente tanto più di utilizzare proprio quel motivo lì, Electro ti permette di invece riutilizzare questo dispositivo, aumentare di molto la sicurezza e appunto avere la possibilità di avere un controllo molto più ben fatto a livello di transazioni che si vanno ad eseguire e i pagamenti che si vanno a fare. Posso confermare che la cosa funziona sia con Ledger Nano che anche con Cold Card, perché l'ho provato personalmente per diciamo, richieste di clienti che mi avevano chiesto questi due dispositivi, quindi li ho visti e posso confermare che funzionano entrambi. Il Trezor non l'ho provato, però visto che funzionano questi due, mi aspetto che per ogni dispositivo ci sia l'equivalente, magari un po' difficile da trovare. Ecco, non so se ci sia una risorsa dove sono elencate tutte quante assieme questi comandi da utilizzare per andare ad abilitare i vari dispositivi. Ecco, questo potrebbe essere una bella cosa da fare, magari per uno dei progetti del LUG potrei interessarmi per vedere appunto di trovare fuori queste cose, poi te le giro Stefano in modo tale che le raggruppiamo, che magari fanno comodo a qualcuno. Ok, andiamo avanti. Allora, creiamo un nuovo SID, quindi andiamo avanti con, diciamo, la parte più semplice in assoluto. Lui mi crea questo SID qua. Allora, c'è una cosa interessante. Lui mi fa, diciamo, 12 parole perché questo qua è il sistema che implementa lui. Ma uno può dire, beh, insomma, 12 non mi convincono, vorrei usarne di più. Allora io posso andare qua su opzioni, posso prolungare il SID. Esatto, andando avanti, avendo abilitato quel flag, andando avanti, io qua posso scrivere Ciao Claudio, come stai? Queste qua sono altre quattro parole che vado ad aggiungere alle 12, che per me è una frase di senso compiuto, quindi me la ricordo anche facilmente. Qual è il pezzo che devo aggiungere? Vabbè, dopo uno se la scrive comunque. Questa è perché sentivo il podcast del che parlava della tredicesima parola, cioè di aggiungere una parola in più che non veniva visualizzata. No, viene utilizzata come checksum. L'ultima parola viene utilizzata come checksum delle precedenti. Era una sicurezza in più perché quella parola Sì, lì diciamo non veniva che mai visualizzata. all'aumentare del numero di parole che metti qua, ovviamente diventa molto, cioè qua tu puoi arrivare ben oltre le 24 parole che si creano i vari dispositivi, i vari wallet che ci sono, puoi metterne dentro anche 100, cioè, comincia a essere una roba improponibile. Già adesso per arrivare, diciamo, a una combinazione con il formato che è il BIP39 oppure quello di Electrum che è un po' diverso, però comunque diciamo, è simile a livello di sicurezza, per riuscire a computare, quindi proprio a forza brutta con un computer o con dei computer in batteria, per riuscire a computare più di 7 parole, il tempo con l'attuale potenza di calcolo è tendente infinito, quindi. Facevano un discorso diverso sulla tredicesima parola con delle parole in più, perché se ti fregano le 12 parole, tu Ah, ho cioè, capito. Ah, ho per nasconderle, perché capito, ho capito. così, Adesso me ne sono sì, mi hanno ricordato. fatto tutte le 12 parole, però io ho la tredicesima, che senza la tredicesima non possono. No, il discorso era un pelo diverso. Loro facevano questo. Praticamente creavano due wallet, lo creavano dallo stesso SID, come parola aggiuntiva ne mettevano due diverse. Cosa vuol dire? Che con una vado a aprirmi un wallet, con l'altra, che è diversa, può essere, non so, cane e pane, ok? Con una vado ad aprirmi un wallet che ha dentro magari pochi fondi, con l'altra vado ad aprirmi un wallet che invece ha dentro magari la parte grossa dei miei soldi. Quindi andando a cambiare soltanto l'ultima parola, quindi una sola parola, mi crea in realtà due SID che mi danno accesso a due wallet diversi, dove posso avere quantità, diciamo, molto diverse di Bitcoin, che se devo sacrificarne uno perché qualcuno mi obbliga a rivelare il SID con la forza bruta, mi viene lì, mi bastona o mi minaccia il figlio o roba così, uno può dire, vabbè, ti rivelo diciamo, il SID
con la parola, ma quella che so io che mi dà accesso a pochi fondi, tu vai dentro, tu malintenzionato vai dentro, trovi comunque qualcosa, vedi che comunque la cosa funziona, io ti dico, è questa, cioè ho soltanto questa, in quel caso lui non può sapere che in realtà io ne ho fatti due e ne ho un'altra che mi va a sbloccare un altro wallet, e in questo modo io, tra virgolette, mi sono salvato la parte grossa dei miei fondi. Sì, questo può essere un altro sistema, ovviamente questo sistema qua è utilizzabile all'infinito, cioè di parole e di wallet io posso farne anche 20. Quindi il primo ha dentro poco, il secondo ha dentro poco, il terzo 19 hanno dentro poco, uno ha dentro di più, oppure non so, 18 hanno dentro poco, due hanno dentro di più. Ecco che allora me la posso gestire la cosiddetta plausible deniability, cioè io ti dico una verità che a te va bene, una semi-verità, ecco che questa ti fa smettere di infierire su di me, a quel punto tu te ne vai, mi lasci in pace, ma non ho buttato via tutto quanto. Poi anche lì, vabbè, devi essere un po' anche bravo a gestirtela. Ci fosse la decima parola, fosse scritta, però veniva nascosta, no, solo tu lo sapevi. Ah no, è solo il fatto di cambiare. Sì, adesso ho capito cosa è scritto. E con questo sistema qua puoi anche andare avanti, perché puoi fare, non so, 13 parole, però puoi farne anche uno con 14, che sono due ruoli diversi ai fini pratici. Okay. Io adesso ho messo ciao Claudio, come stai? Okay. Questa qua è la parte aggiuntiva, quindi andiamo a scriverla. Questa qua. La vado a scrivere perché poi mi chiederà di fare la verifica. Ovviamente io sto facendo una cosa che non si dovrebbe fare, perché lì si dovrebbe scrivere non al computer, ma si dovrebbe scrivere su un pezzo di carta. Aspetta. Esatto, qui lui mi chiede di confermarle, però io ho bisogno di... ho fatto una stupidaggine. Aspetta. Rifacciamo. Allora. Nuovo. Wallet delle 22 e 23. Portafoglio standard, abbiamo detto, crea un nuovo seed avanti, lui me lo crea, ecco, adesso me lo copio così non me lo perdo più, lo metto qua, track, queste qua sono le mie 12 parole belle allineate, ok. E le posso anche cancellare? No, beh, vado avanti, facciamo come abbiamo fatto prima, avanti, lui mi dice, vuoi mettere dentro le altre? Sì, certo, io ce le ho qua, le voglio mettere dentro, track. Avanti, lui mi dice, adesso rimettimi dentro le parole, le 12 che ti ho creato io. Io qua baro perché non dovrei fare così, dovrei essermele scritte su un foglio di carta, comunque un sistema valido, diciamo, per non perderle. Un pezzo di ferro, un bel pezzo di acciaio inox, dei punzoni. Avanti. Lo metti dentro un po' di cemento, non ce la fai. Conferma l'estensione del seed, quindi vado a prendermi le mie parole aggiuntive che ho messo come estensione del seed, paste. C'è uno spazio in più, non deve essere, non c'è da essere. Ok, e qua mi chiede la password, password che mi permette di accedere, che non è il seed, non bisogna fare confusione. È una password. Ciao, facciamo 4, 3, 2, 1, ok. 4, 3, 2, 1, scrivo anche qua, 4, 3, 2, 1, ecco. Se io mi salvo sto file qua, per esempio me lo posso cifrare da qualche parte, con un PGP o con altre applicazioni che posso avere sul mio sistema, me lo copio su una chiavetta, la chiavetta la nascondo, la metto via da qualche parte, me la metto su una micro SD, No, su Google Drive. Se l'ho criptata bene, sì, però insomma, proprio andarla a dare così... Anche no. Ecco, qua posso fare anche questa cosa qua, abilitare questo flag qua. Ovviamente lui mi dice password debole, 4321 non è proprio il massimo dei password, però posso fare come voglio. Cifro il portafoglio. Vuol dire che questo portafoglio sarà comunque cifrato e verrà decifrato soltanto nel momento in cui lo vado ad utilizzare inserendo la password 4321. Così diciamo, mi dà un gradino di sicurezza in più. Avanti, bene, eccolo qua. Questo qua è il wallet delle 22 e 23,
chiudiamo questo che a questo punto non mi serve più, bene. Questo qua è un wallet utilizzabile a tutti gli effetti. Password, se io metto 4321, adesso lui mi dà accesso al mio SID. E qua vedo tutto quanto, quindi vedo sia le 12 parole che mi ha fatto lui, sia anche le parole aggiuntive che ho scelto io. Ok? E questo, al di là che abbiamo giocato, ma è un wallet Bitcoin valido a tutti gli effetti. Che, diciamo, le persone che andranno a vedere questo video qua si possono, su cui si possono basare per crearsi il loro wallet. Ecco, io consiglio magari appunto di farne due, di aprirsi due istanze di Electrum e di mandarsi da soli un po' di fondi in modo da, da prenderci mano. Da... Faccio la prova con l'euro. Eh? Faccio la prova con l'euro. Con l'euro. Quello di prima. Allora, domande? Sì, stasera siamo in pochi, peccato, perché sennò mi sarei aspettato magari qualche domandina terribile da qualcuno. Non c'è Walter, però sicuramente mi avrebbe domandato qualcosa. Ok, qua lascio un po' di riferimenti per qualcosa di interessante che ho trovato, diciamo, andando in giro per la rete a documentarmi. Ecco, c'è Musumeci, che è molto bravo. Ah, sì, 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 sì. Ecco. Lo seguo anch'io, fa filmati, lui è uno youtuber, anche fa dei video molto interessanti, molto specifici su un argomento in particolare. Questo qua che ho linkato adesso è appunto Electrum con la combinazione con Tor, per evitare quel discorso che si diceva di perdere privacy. Ecco, quando si va a utilizzare Electrum con Tor, piccola nota, questa pallina diventa di colore azzurro. Quindi riesco anche a capire direttamente se sono, diciamo, collegato sotto rete normale o se sono sotto rete Tor. E quindi riesco a capire anche che movimenti, che operazioni posso andare a fare. Drug trading, un po' di storia di cosa è successo. Vabbè. Qua ho trovato una guida su come generare una seed phrase. E qua ce n'è un'altra di come generarla utilizzando il lancio di dadi. Che uno può dire, vabbè, non mi fido di come mi genera la sequenza di parole il mio wallet, il mio hardware wallet, non so che comunque in informatica la parte, diciamo, casuale in realtà è pseudo casuale, porca miseria, come devo fare? Te la fai così, te la fai direttamente con i dadi, ti devi equipaggiare con una manciata di dadi, addirittura c'è un sito dove ne vendono un sacchetto da 100 di piccolini, tu li lanci tutti 100 e poi, senza fare tanti lanci, vai a vedere già i risultati, diciamo, di come viene fatta questa cosa qua. Se non c'è limite alla paranoia. Sì, 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 sì. C'è anche, conosco anche uno che si riconoscerà in questo video, che si è fatto arrivare anche i dadi direttamente dall'America da un casinò, da un fornitore di un casinò, in modo che fossero bilanciati. Sì. Che dove ci sono le conchette, dove c'è una, le altre, dove ci sono cinque, si sbilancia un po' il dado, allora si è fatto arrivare i dadi bilanciati. Che, per carità, uno può fare come vuole. Uno se li può anche stampare con la stampante 3D, grossi così, così aumenta un po' l'entropia, non so, cioè dadi a 20 facce potete fare come volete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 riportati su 20 facce, cioè 24 facce come volete, insomma, lì non c'è un modo giusto o sbagliato, ognuno si può inventare la sua cosa, non so, uno può farlo con dei pezzettini di legno che cadono, che ne so, con qualsiasi roba, con il passaggio dei piccioni fuori dalla finestra, lì c'è solo un limite di fantasia e di tempo che ci vuole, diciamo, per farlo, perché adesso lui mi ha generato le 12 parole in qualche secondo, ovviamente se devo mettermi lì qui i dadi, so che devo prendermi una buona oretta, tranquillo, nessuno deve rompermi le scatole, devo cominciare a lanciarmi i dadi, lanciare la moneta. Tu metti, ti aggiungi due o tre parole tue e già le soldi. Ni, perché comunque devi pescarle dalla lista in modo tale che siano quelle giuste, cioè non è che
puoi mettere parole a caso se lo fai con il discorso dei dadi. Sì, nel wallet puoi mettere le parole che vuoi. Vediamo, dovrebbe essere questo, eccolo qua. Questo qua è, diciamo, il sistema che ti permette di generare con i dadi le parole. Quindi tu vai a, diciamo, fare il lancio dei quattro dadi e della moneta. La moneta è questa qua, H, che in inglese è head, quindi testa, oppure c'hai sotto, nella seconda parte della lista, c'hai T, che è tail, loro dicono testa e coda. E quindi testa o croce, il nostro equivalente testa o croce, che ormai la croce non ce l'abbiamo neanche più, neanche noi, e a seconda della sequenza di numeri che ti vengono fuori, vai a sceglierti la parola. La famosa dodicesima parola deve essere presa dal gruppo delle 16 in cui cade appunto la dodicesima parola che viene fuori, perché altrimenti c'è un problema che non risulta essere corretta e quindi non ti crea un wallet corretto. Sì, è un po' complessetta la faccenda, però vabbè, si può fare. Secondo me. Cioè, le parole che uso per generare i seed hanno una sola loro Hanno la logica. loro logica e non Ma puoi sono parole a caso fare. così, cioè No, che lui genera parole a caso, dopo no, dalle singole lettere della no. parola No, no. Beh, questa qua diciamo è una sequenza che è stata fatta, che è stata studiata in modo da avere parole che non sono simili e che sono anche abbastanza facili da ricordare. C'è addirittura anche poi la versione in aspetta, dov'è che è la versione in italiano che non ce l'ho qua adesso comoda, vediamo, prego di averla salvata. Ma il seed viene creato, cioè da un bacino di parole, l'algoritmo estrapola le parole o sono create, tu sai, Allora, da proprio, cioè, l'algoritmo crea la parola. c'è la BIP39 dove è specificato come devono essere fatte. Adesso il dettaglio, aspetta un attimo, BIP39, aspetta, facciamo così, Bitcoin. Eccolo qua, questa qua è la proposta, appunto Bitcoin Improvement Proposal, che è come le RFC, diciamo, per quanto riguarda il discorso dello sviluppo di internet, dove si va a discutere esattamente questa parte qua. Allora, adesso il money code, sì. Deterministico, che vuol dire che appunto da una certa sequenza tu vai a creare sempre quella combinazione lì. Non deve essere una roba che è fatta a caso, perché tu vuoi crearti la chiave privata e quindi devi avere il modo certo di determinarla sia per un wallet che per quell'altro, no? Non è che altrimenti non funziona il discorso. Eccolo qua, di generare diciamo una cosa ricordabile e convertirla in un seed binario. Deriva dal BIP32 o metodi simili. Appunto, dicono che un codice mnemonico è più facile da ricordare per una persona, anche se personalmente 12 parole ho certa difficoltà a ricordarmene, figuriamoci 24. Facciamo fatica i 5 del banco, no? E qua appunto ti trovi anche tutta quanta la lista di parole, la word list, in modo da evitare parole troppo simili, parole, diciamo, sono state studiate in un certo modo, loro dicono smart, intelligente, per riuscire a evitare che ci siano magari parole che si assomigliano troppo, in modo tale che magari uno sbaglia a scriverne una e sei fregato. Allora. Vabbè, qua ci sono le varie implementazioni per fare sta roba qua, le varie librerie nei vari linguaggi.
Sì, no, ma diciamo che non si vuole arrivare a sto livello qua. Come tutte queste cose qua, se uno si mette, ci può riuscire ad arrivare proprio a un livello granulare in cui sai esattamente cosa fa, ne vale la pena. Lasciamolo a chi fa il programmatore di lavoro, perché altrimenti veramente vuol dire non dormire più. Adesso dormo poco, figuriamoci. No, avevo trovato un altro bel documento sempre a riguardo che mi dava la lista, forse era questa, no, questa è per Dicewell, aspetta. No, questo è sempre il discorso che abbiamo appena visto. Questo. No, no, questo è quello che abbiamo visto prima, il PDF. Sì, comunque diciamo queste cose qua che ho messo le trovate qua. Anche il discorso del lancio dei dadi e quant'altro, ma girando anche non più di tanto, tutte queste robe qua si riescono a trovare fuori abbastanza facilmente, cioè, cercando anche sui motori di ricerca tradizionali, diciamo, e andando a cercarsi generazione della seed, Bitcoin, eccetera, eccetera, vengono fuori un bel po' di risultati, da sbizzarrirsi appunto a livello tecnico per arrivare a livello in cui si vuole, e ci sono tutte queste informazioni qua, non manca proprio niente. Intanto qua c'è il mio nodo Bitcoin che sta andando avanti, l'ho lanciato oggi pomeriggio. Lui sta andando avanti, è arrivato al 13 luglio del 2014, si sta ricreando tutta quanta la blockchain in modo da poterlo poi agganciare a Electrum, sia in locale che eventualmente sotto Tor. Ecco, magari se uno vuole collegarsi al suo nodo da fuori casa, dove non è più collegato nella sua rete, può farlo via Tor. Ecco che allora non ha neanche più il bisogno di fare gli DNS e quelle cose lì, perché tanto lo raggiunge lo stesso. Sì. Ecco, quando ero in ufficio oggi mi dava che in 23 ore ce la faceva, dipende anche un po' dalla connessione, la navigazione. Sì. Adesso i due fattori che incidono sono la connessione che uno ha e anche la potenza di calcolo che ha sotto, diciamo che. Io con la Raspberry Pi 4 e avevo utilizzato un hard disk a stato solido, Sì, un SSD. disco, no, nessuno, avevo utilizzato Ah, un hard rotativo. disco, si è messo un mese, Beh, anch'io l'ho fatto con Raspberry Pi avevo fatto un 3. mese, il primo nodo l'avevo fatto, e dopo un mese ho comprato un altro disco stato solido, perché anche lì, anche Musumeci, lì nel sito, Sì, nel certo. suo gruppo Telegram, Io ho provato consigliato. con un Raspberry Pi 3, però, quindi meno potenza di calcolo, ma con un SSD anch'io 3 settimane prima Sì, di riuscire ad arrivare. Comunque dici ci è arrivato. Ci è arrivato. Sì, ecco, chi vuole diciamo è farsi. bello perché si vede la mempool, Sì. i blocchi vengono minati in tempo reale, Vedi li vedi. tutto. Uno che vuole farsi appunto un nodo a casa, con cui va anche ad aiutare la rete e aumenta il suo livello di privacy, come dicevo all'inizio, può farselo veramente anche con un PC, diciamo, che va a dismettere, ovviamente non deve essere guasto, però un PC che non so, non sarebbe più utilizzabile perché è troppo vecchietto, butto su una distribuzione Linux anche senza interfaccia grafica, eventualmente, Bitcoin mi dà la possibilità di avere, faccio vedere un attimo, queste modalità qua di avviarlo, quindi c'è Bitcoin CLI e Bitcoin QT. Bitcoin QT è quella che stiamo utilizzando adesso, che è con l'interfaccia grafica, appunto con le librerie QT. Se voglio lanciarlo invece da interfaccia carattere, posso lanciarlo con Bitcoin CLI, che è quello che mi serve anche per
mandargli i comandi, come appunto è il comando che mi serve per mandargli le direttive. E se lo lancio invece con Bitcoin D, lo posso lanciare anche come demone, quindi al riavvio della macchina lui mi parte. Infatti la macchina che ho a casa io adesso, che è sto vecchio computer, è lì, ha Bitcoin D in esecuzione, quando si riavvia lui parte con Bitcoin D, si sincronizza con la rete, essendo sincronizzato non mi consuma più di tanta banda, quindi non lo sento neanche sulla rete di casa, e lui fa la sua funzione. Io ho installato Umbrel, che è una distribuzione sì, che praticamente si scarica l'ISO e si carica sì, quella, ed è un sistema operativo a sé stante, praticamente perché sì, ha dentro il nodo, e dopo ha anche Coru, si chiama quello, varie altre applicazioni sono... Sì, si possono fare anche tipo da NAS o robe così, sì, fa tante cose. Varie cose, applicazioni che poi... Diciamo che sei un po', sei un po' legato a quel che è poi lo sviluppo che fanno loro, quindi le scelte che possono sì, implementare loro. Per uno che non sa tanto sì, manettare, ecco, la soluzione economica facile da fare. Sì, diciamo che però fatta così puoi andare a utilizzare l'hardware che hai già, quindi diciamo è anche molto meno costoso. Alla fine la parte più costosa di spesa che hai è quella del disco, però se uno vuole lo fa su un PC fisso, mette un disco rotativo da un paio di tera, che magari lo trova anche usato a 40-50 euro su eBay, e può appunto avere un nodo che a tutti gli effetti non ha niente da invidiare a un nodo che può avere un Exchange, un Block Explorer di quelli blasonati, perché tanto alla fine è quello il lavoro che viene fatto. E appunto facendo così si va ad aiutare la rete. Se si va a implementare Tor, uno può anche diciamo avere un buon livello di privacy sui suoi wallet, perché se va a collegarsi al suo nodo abbiamo detto che non dà informazioni in giro, e in quel modo penso che sia appunto una situazione molto interessante e utile per difendere la propria privacy e i propri interessi. Bene, secondo me, vista anche l'ora, direi che ci possiamo fermare qua, Stefano. Eventualmente se ci sarà interesse possiamo prevedere un'altra serata, ovviamente con un altro tema che potrebbe essere anche il Lightning, adesso vediamo, e ci aggiorniamo. Grazie a voi.